Geremia capitolo 18, Dio ci benedica. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore: alzati, scendi in casa del vasaio e là ti farò udire le mie parole. Allora io scesi in casa del vasaio ed ecco, egli stava lavorando alla ruota, il vaso che faceva si guastò, come succede all'argilla in mano del vasaio, da capo ne fece un altro, come a lui parve bene di farlo. Signore, fa che la tua parola tocchi i nostri cuori stasera, che ognuno di noi possa essere oltremodo consolato e rallegrato dal messaggio della tua parola. Grazie perché tu sei in mezzo a noi e stasera con la tua presenza noi possiamo rallegrarci e far festa, perché tu sei la nostra festa, Signore. Grazie nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Su questo passo, fratelli, ci sarebbe tanto, ma tanto da dire, ma colgo da questo passo solo quello che ci è utile per la preghiera stasera. Lo conosciamo bene questo episodio, questo passo, quello che avviene. Geremia è un profeta che sta vivendo un momento molto particolare, un momento di sofferenza intensa sul piano personale e anche sul piano comunitario del popolo del Signore. È un momento dove il popolo del Signore, qui all'interno del periodo di Geremia, dove non ha più la libertà di poter essere tale, è costretto a vivere situazioni difficili, chiaramente dovute al peccato del suo popolo, dovute alla defezione del suo popolo, all'allontanamento, al periodo di apostasia che ha vissuto il popolo di Dio. Il peccato non viene mai per farci del bene, fratelli, e tutte le volte che noi ci allontaniamo da Dio o ci raffreddiamo e non timoniamo, non gestiamo questo raffreddamento bene, rischiamo poi di entrare in quello che potrebbe essere per noi una sofferenza molto ma molto intensa e difficile anche da venirne fuori. E poi il profeta Geremia è un profeta che soffre molto, perché se dovessi dare un titolo al ministero di Geremia lo chiamerei solo contro tutti, molto incompreso il suo messaggio, non molto accettato, spesso deriso, spesso messo a confronto con le dichiarazioni che fanno gli altri. Ma tutto questo non ha mai sconvolto il profeta, non l'ha mai fatto cambiare idea il profeta, perché chi ha ricevuto da parte di Dio non può cambiare idea, né può vendere le parole di Dio con le parole degli uomini, non può cambiarle con il pensiero di Dio con il pensiero dell'uomo. È troppo alto quello di Dio per poter essere venduto così a poco prezzo, per non dire che è invendibile. E in questo momento però Dio, guardate com'è buono, nella sua grande bontà e la sua grande misericordia, gli mostra che nonostante tutto lui è all'opera. In questo stato di sofferenza Geremia viene chiamato e gli viene fatta fare una esperienza visiva attraverso una circostanza umana. Geremia abita vicino ad un vasaio che lavora il vaso sulla ruota e ogni giorno fa questo, e quando a un certo punto il Signore gli rivolge la parola e gli dice: Geremia, alzati, è inutile stare in questa condizione, scendi, ti voglio far notare qualcosa di importante, ti voglio insegnare qualcosa. Chiediamo sempre a Dio, fratelli, di insegnarci la sua parola, amen, perché la sua parola getta sempre luce nella nostra vita, getta sempre speranza. Geremia in questo momento a livello spirituale vive una situazione
molto, ma molto particolare, molto fitta all'interno del suo cuore, buia. Ha bisogno che il Signore getti luce nella sua vita e sul suo cammino per fargli vedere che nonostante le cose non vadano bene, Dio è all'opera. Il Signore non ha abbandonato né lui né il suo popolo. Qualunque situazione tu possa trovarti a vivere, devi sapere che Dio è al lavoro nella tua vita, che Dio è all'opera nella tua vita. Il fatto che certe cose non ci vadano bene nella vita non significano che Dio non è all'opera, o perché magari siamo chiamati a vivere un momento particolarmente difficile, fosse dovuto anche ad una nostra mancanza, perché se Israele vive un momento difficile è dovuto ad una sua mancanza. Fratelli, ma noi possiamo dire come salmista: se consideri le colpe, ma chi può sussistere? C'è qualcuno di voi stasera in questa sala che se Dio considerasse le sue colpe potrebbe rimanere all'impiedi davanti a Dio? Se consideri le colpe, e chi potrà resistere? Chi potrà stare davanti a te? E il Signore è uno che non ha mai considerato le colpe del popolo di Israele. Ovvero, se le ha considerate, non le ha considerate mai così tanto come ha considerato la grazia per il popolo di Israele. E allora Geremia scende in casa del vasaio e la prima considerazione che lui fa: egli stava lavorando alla ruota. Scende, la prima cosa che vede, vede che sta lavorando, non è fermo, non è in pausa, non deve riprendere il lavoro, non è in ferie. Entra e vede un vasaio che sta lavorando, non vede una bottega vuota, oppure un vasaio che è fermo a guardare, a riposarsi, a dire che faccio, lo faccio o non lo faccio questo vaso. Lo vede all'opera. Il primo messaggio è questo: Dio sta portando avanti l'opera sua. Il Signore non si è fermato. Come entra in questa bottega, vede il vasaio che sta lavorando. E il primo messaggio è per Geremia, è questo, è anche per il popolo di Dio, è questo, è chiaro, è incoraggiante, è consolante. Il Signore è colui che ha iniziato un'opera, e sebbene Israele abbia, si sia mosso in una certa maniera, è meritevole di un giudizio che gli è avvenuto, questo giudizio, perché è in esilio. Il Dio non ha abbandonato il suo popolo. Tutto quello che noi vediamo di distrutto, che getta agli occhi nostri un profondo sconforto di solitudine, se noi andiamo a vedere nel libro delle Lamentazioni possiamo capire un po' qual era lo scenario: distruzione, morte, tenebra. Tant'è vero che il libro delle Lamentazioni è una composizione poetica funebre, pensate, cioè tutto è distrutto. E allora bisogna comporre nel libro delle Lamentazioni 4 elegie, forme poetiche per funerali, funebre, non c'è più speranza. D'altronde, quando c'è il morto, che puoi fare più? Ma quello che Dio può fare non è mai abbastanza, fratelli. Il Signore può fare al di là delle nostre aspettative. Quello che i tuoi occhi vedono, seppure i tuoi occhi ti dicono non c'è più nulla da fare, Dio è in grado di fare al di là di quello che tu immagini. E così fa con questo vaso. Questo vaso che è nelle mani del vasaio mostra che sebbene Israele sia uscito dalla volontà di Dio, è comunque nelle mani di Dio. Israele, Giuda, sarà rimesso nelle mani di Dio, e Dio farà di questo popolo quello che lui ha in programma di fare. Non ti preoccupare se ti senti un po' deportato dalla grazia di Dio, se ti stai sentendo un po' sotto pressione, se in qualche maniera
ti senti come c'è scritto nel Salmo 137, che hai appeso le tue cedre, non senti più certi desideri, ti mancano forse le forze, vorresti farlo e non riesci, non ti preoccupare, confida nel Signore, perché il Signore ha la tua vita nelle sue mani, come lo aveva con questo vaso. Scesi in casa del vasaio ed ecco egli stava lavorando alla ruota. Fratelli, dove noi possiamo scoprire se Dio è all'opera nella nostra vita, se non nella casa del vasaio? Quando è che noi possiamo essere incoraggiati se non andiamo nella casa del vasaio? Quando è che noi possiamo capire e dire, beh, Dio, sento l'amore di Dio nel mio cuore, lo sento nella mia vita, io continuerò ad andare avanti, se non nella sua casa? Più stiamo lontani della casa del vasaio e più diventa incomprensibile il lavoro che lui sta facendo nella nostra vita. Più stiamo a distanza dalla casa del vasaio e meno possiamo vedere e percepire e realizzare quello che Dio vuole fare nella nostra vita. È per questo motivo che Dio dice a Geremia: scendi nella casa del vasaio, nella casa di Dio, nella chiesa di Dio. Un po' come disse Asaf nel Salmo 73, diventa tutto più chiaro anche quando le cose sono difficili. Vi ricordate Asaf? Che momento difficile, 17 versi interminabili nella vita di Asaf. Ho considerato questo, ho considerato questo, ho visto gli empi che prosperano, stanno sempre bene, pieni di soldi, gli occhi fuori, pieni di carne, non sono mai malati. Tante considerazioni per 17 versi, fino al punto che, avendo appoggiato troppo gli occhi su fuori, gli era venuto pure la voglia quasi quasi di rinunciare. Stiamo parlando di un levita capo di cantori, stiamo parlando del simpatizzante che si era avvicinato al popolo di Israele, stiamo parlando di un consacrato vero e proprio. A un certo punto, se vi ricordate, nei 17 versi lui dice: ma vuoi vedere che è tutto inutile qua? Vuoi vedere che ci stiamo prendendo tutti quanti in giro? Ho lavato in vano le mani nell'innocenza. Che parole forti, portando al Nuovo Testamento. È come se avesse detto: vuoi vedere che sta salvezza a voi è tutta una cosa che ci stiamo creando noi? Vuoi vedere che ho lavato le mani in vano nell'innocenza e ho purificato in vano il mio cuore? Questi dubbi passano nella nostra mente, tranquilli che passano, soprattutto all'inizio della fede, passano, ci travagliano, ci combattono, sono esterni, state tranquilli, non sono dentro di noi, vengono dall'esterno, vengono dal nemico delle anime nostre. Ma la soluzione è sempre quella. Ho voluto considerare, ma la cosa era ardua, difficile, come per dire: come faccio adesso a capire, fino a che ho trovato la soluzione? Sono entrato nel tuo santuario. E lì cambia Asaf, cambia la vita di Asaf, entra nella presenza di Dio, nella casa del vasaio, no? È cambiato un po' anche il pensiero di Geremia. Entra nella casa di Dio Asaf e inizia a dire: è vero che gli empi prosperano, ma quale sarà la loro fine? È vero che questi stanno sempre bene, ma poi quando sarà la fine di tutto cosa succederà? Dice che tu in un attimo li prenderai e non ci saranno più. Pensate. E poi lui realizza: mentre nella casa di Dio, ma io resto sempre con te. Tu mi hai preso per la mano destra, avverte la presenza di Dio, avverte il consiglio di Dio, mi guiderai con il tuo consiglio. Ma la cosa più grande è che avverte che il suo traguardo è diverso da quello degli empi, e poi mi accoglierai in gloria. Il miracolo dove è avvenuto? Nella casa di Dio. E così per il vasaio. Chissà Geremia come era dentro. Se voi andate a leggere i capitoli precedenti, voi trovate queste situazioni nella mente del profeta, il peccato scolpito nel cuore. Voi trovate questa freddezza, questo richiamo continuo al peccato, fino a che il Signore non gli mostra a Geremia che il vaso si è guastato. Ma chi impedisce a Dio di riprenderlo e di rifarlo da capo? Chi
gli impedisce a Dio di riprenderlo e di rifarlo da capo? E la terza considerazione, poi preghiamo, è questa qui. Lo fece da capo come gli parve bene a lui di farlo. Cosa vuol dire gli parve bene, come gli parve bene a lui di farlo? La cura di quest'opera che Dio ha. Sapessi la cura che Dio ha per te. Cioè, ma io come faccio a capirla? In casa del vasaio puoi capirla. A un certo punto Geremia avrà visto questo vaso che si è guastato, il vasaio, io, è la mia immaginazione, questa qui, il vasaio che si ferma e dice no, si è rotto il vaso, che faccio? Avrà pensato, mo mi devo mettere bene, perché devo uscire, mo come dico io. La nostra vita è fatta così, fratelli. Quando noi ci riconosciamo deboli, Dio può operare meglio nella nostra vita. E poi fatemi dire una cosa: se il vaso si deve guastare, se ci deve essere qualcosa nella nostra vita, è meglio che si guasta nelle mani di Dio che si guasta nelle mani dell'uomo. Cosa sto dicendo? Sto dicendo che si può sbagliare, ma mai rinunciare nelle vie del Signore. Ci può essere un intralcio nella tua vita, può succedere un incidente di percorso, ma non scendere mai dalla ruota. Non dire mai non ce la faccio, io volevo farlo, ma a un certo punto è successa questa cosa qua a base. Questo è il nemico l'accusatore. Il Signore dice ti sei guastato, non ti preoccupare, adesso faccio una maniera che la prossima volta non ti guasterai. E quindi lui magari rinforza alcuni aspetti della tua vita e dice guarda, forse è meglio che stasera ti fai battezzare nello Spirito Santo, che lo cerchi con tutto il cuore, perché sarà un grande aiuto. È meglio che forse non manchi, vivi la comunione fraterna, non cerchi altre cose. Il Signore con il suo consiglio, no, come ha detto Asaf, tu mi guidi con il tuo consiglio. E il consiglio di Dio è buono solo quando lo pratichiamo, fratelli, perché se non lo pratichiamo, a che serve il consiglio di Dio? Ora, la sua cura così particolare è verso questo vaso, cioè il vasaio lo sa che il vaso si rompe, però non fa come facevamo noi, basta, non voglio fare più niente, meno male, immaginate se Dio dovesse fare così, no? Questo vaso qua parecchie volte si è guastato, fratelli, ma tutte le volte che si è guastato, il Signore, certo, abbiamo dovuto sentire anche un po' di dolore, perché voi provate a immaginare le dita, no? Che devono vedere se nell'argilla c'è qualche pietra, c'è qualche filamento, se c'è un po' d'aria che magari provoca poi la rottura, no? Durante la cottura, quindi bisogna che il Signore tasti un po', e quando tasta il Signore, onestamente dobbiamo dire, un po' di dolore si sente. Però ripeto, meglio nelle sue mani che nelle mani dell'uomo, nelle mani del peccato, nelle mani degli amici, nelle mani di questa società, meglio sbagliare e continuare. Meglio riconoscersi totalmente indegno, ma mentre ci si riconosce indegno, dice Signore, indegno, ma io da qui non mi muovo dalla tua casa. Amen. Perché questa casa è la mia casa, io sto bene, sì, ho sbagliato, ma senza di te io non ho alcun bene. Asaf, e concludo, aveva sbagliato parecchio nei 17 versi, fratelli, con quelle considerazioni ne aveva fatti di errori. Non mi pare proprio una persona consacrata che ragiona così. Però vedete cosa ha fatto? Non si è scoraggiato, non ha detto basta, rinuncio, ma io resto sempre con te. Signore, tutti questi pensieri, non ci pensare, cancella tutto adesso, perché sono entrato nella tua casa. Se ho sbagliato, lavami. Se ti ho deluso, ti deluderò ancora, perché sono di polvere. Però tutte le volte che ti deludo, guardami attraverso Gesù, che
è salito sulla croce per me. Non posso fare quello che questo vaso, questo vasaio ha fatto di questo vaso, non lo posso fare io per te. Ci crediamo, fratello? E allora non scendiamo dalla ruota, stasera sulla ruota della preghiera, lasciamo che il Signore operi nella nostra vita. Amen.